Un unicum a livello nazionale è quello del Museo dell'Arte Orientale che appunto vantiamo di avere proprio qui a Genova. Oggi riapre e questa restituzione alla cittadinanza credo che renda orgoglioso non solo appunto i cittadini genovesi, ma proprio il fatto che possa contestualizzarsi anche all'interno di quella che è un'ondata turistica che non si era mai vista prima, proprio magari improntata sull'arte e la cultura. Oggi inaugura, grazie appunto al contributo e al sostegno che è stato dato fortemente da Fondazione Compagnia di San Paolo, che senza la quale chiaramente non saremmo riusciti oggi a fare questa bellissima inaugurazione che si contestualizza anche in quello che è The Grand Finale di Ocean Race, proprio perché la prima mostra, quella che stasera sarà a libero accesso, apertura al pubblico a partire dalle 20, vedrà appunto una mostra incentrata sull'importanza dell'acqua nella cultura giapponese. Quindi direi che questo tema chiaramente si contestualizza benissimo con il periodo che la nostra città sta vivendo. Questa mostra sarà attiva fino a settembre e dunque insomma speriamo che questo museo venga sempre più riscoperto da chi ancora non lo conosce e che possa essere di nuovo accessibile a tutti coloro che già ne erano appassionati. L'occasione della riapertura è anche quella di riordinare il museo e farlo trovare riordinato, non snaturato nel suo allestimento originario, che appunto porta un valore storico della nascita di questa struttura, con un'architettura importante, appunto ideata da Mario Labò, un importante architetto razionalista genovese, che appunto ospita la collezione di un ancora più importante genovese, illustre nel mondo, Edoardo Chiossone, che è una figura di cui essere assolutamente fieri dal punto di vista professionale e umano, in quanto italiano all'estero, che diciamo, ha comunque saputo rappresentare l'operosità e l'ingegno, il talento italiano in Giappone. Proprio per questo motivo è il Museo Chiossone molto conosciuto in Giappone, dicevamo appunto del patrocinio del consolato, i giapponesi riconoscono il valore di Edoardo Chiossone in quanto collezionista e del museo in quanto più importante collezione di arte giapponese in Italia, una appunto delle prime ad aprire in Europa, la prima collezione di arte giapponese ad aprire in Italia nel 1905 e poi trasferita in questa sede nel 1971. Dicevo appunto il progetto architettonico non snaturato, riportata alla cittadinanza la terrazza su cui ci troviamo oggi con un bellissimo affaccio sulla città che viene di nuovo appunto messa a disposizione dei cittadini, ma soprattutto che si presenta come uno spazio per il museo in cui proporre attività culturali, eventi e diventare ancora più importante nell'offerta culturale della città.